La Lifeline ha finalmente ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo, ma non quello di poter attraccare in porto. A riferirlo la stessa ONG su Twitter, a ritardare l'ingresso dell'imbarcazione sarebbe il no della Germania, l'accordo raggiunto tra 5 paesi europei ad accogliere una quota dei migranti. Poche ore prima, sempre sul suo profilo Twitter, l'ONG aveva postato la richiesta fatta a Malta per consentire l'avvicinamento alle acque territoriali. Nel messaggio il capitano spiega che le difficili condizioni del mare stanno diventando insostenibili per le persone a bordo. In un post su Facebook la stessa ONG ha attaccato duramente la Germania, che con il suo rifiuto ad accogliere una parte dei migranti soccorsi sarebbe responsabile di eventuali decessi a bordo. Non solo, la missione Lifeline continua, sempre sui social, a dare la colpa all'Europa per quello che sta accadendo. È ormai da 6 giorni che dura l'odissea della nave con 234 migranti a bordo, da quando l'Italia non ha dato il permesso di approdo all'imbarcazione, spiegando che quest'ultima si sarebbe rifiutata di seguire le indicazioni delle autorità libiche. Domani a Bruxelles il primo Consiglio europeo del Premier Conte, in agenda la scottante discussione sulle pressioni migratorie europee e soprattutto la riforma del sistema europeo comune d'asilo.